Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati qui su Left Behind, come al solito, quinto episodio, ormai siamo quasi giunti al termine, eravamo rimasti qui, siamo sempre qui nel centro commerciale, abbiamo recuperato il kit medico, dobbiamo raggiungere di nuovo Joel, che è praticamente morente se non gli portiamo le cure. Qui intanto c'è un collezionabile, ve lo faccio vedere per chi fosse interessato. C'è una foto dell'equipaggio che possiamo anche vedere, ma avendo saltato gli altri collezionabili, cioè non avendoli letti più che altro, questa foto non vi dice nulla. Se invece avete letto tutti gli altri collezionabili capirete chi sono i membri della foto, ma poco importa, diciamo, ora. Che diavolo? Resta calmo. Che ci facciamo qui? Chi se ne frega di quel vecchio e della ragazzina? Sì, prima li troviamo, prima ce ne andiamo. Controlliamo che l'aria sia libera. Vado di qua. Cerca sul retro. Ok. Comunque avete visto che i cacciatori hanno appena fatto fuori questi clicker. Noi raccogliamo tutto quello che ci lasciano. E dobbiamo eliminarli a nostra volta. Cerchiamo di farlo stealth se possibile, che non è proprio facilissimo senza volume, vabbè, che non vedo proprio dove sono, mentre loro vedono me. Non so se mi hanno visto, sinceramente. No. Beh, alla fine l'arco è stealth, quindi possiamo anche fare con l'arco. Se il tizio si gira. Porca merda. Lei usa l'arco. Vabbè, ci hanno visto. Vaffanculo lo stealth. Vabbè, ho fatto saltare un po' la copertura, fa niente. Vai, facciamo così che fa molto Tomb Raider. Accogliamo le frecce. Sto venendo a prenderti, Joel. Questi vogliono combattere e io cazzo culo li accontento. Mi fa morire quando dice cazzo culo. Poi voglio andarmene da questo posto. Sembra, sapete quando i bambini vogliono dire parolacce che mettono in fila tutte le parolacce che conoscono senza un costrutto logico? Ecco, sembra la stessa cosa quando dice cazzo culo. Guardate che scia inquietante di sangue. Oh, vabbè, lì c'è, qui c'è sto tizio. Ora, senza che leggiamo il collezionabile, anzi qui c'è il file audio, comunque vi racconto la storia di sto tizio, perché l'ho letta nella prima run. Praticamente questo poverino era stato morso al braccio, se non ricordo male, e niente, si è fatto amputare le braccia per non far dilagare l'infezione. Tanto che poi, inseguito dagli, non so se dai clicker, non mi ricordo, comunque per qualche motivo gli erano saltati i punti di sutura al braccio e è morto dissanguato per via della sutura. Oh, questo è uno dei pezzi più belli del gioco, guardate che figo. Possiamo scatenare i clicker contro i cacciatori, guardate. Ho tirato il mattone per far svegliare i clicker, diciamo, per farli muovere. Guardate che fine fanno i cacciatori. E queste meccaniche sono bellissime, soprattutto adesso magari non c'era neanche bisogno, nel senso che potevo passare tranquillamente, però a sopravvissuto a difficoltà più alte queste meccaniche sono essenziali. È essenziale non buttare via i mattoni ed è fantastico. Peccato che di queste meccaniche così, in cui si possono scatenare i clicker contro i cacciatori e viceversa, non ce n'erano nel gioco, quindi quello è un po' un peccato. Vediamo se riesco a prenderlo. Cazzo, l'ho fatto solo arrabbiare. Boom, così, spariamo nel mucchio. Bam, non muore? Vabbè. No, mi stavo un po' divertendo, ragazzi, visto che queste cose non le ho potute fare nella prima run. Ora provo a giocare seriamente. Il problema è che devo tornare in posizione, perché altrimenti non posso. Guardate qua quanti materiali ci sono, pazzesco. Prendiamo tutto, ok. Allora. Questo qua mi vede, infatti.
Ho fatto una minchiata perché adesso mi hanno tutti dei clicker. Probabilmente no. Ok. Sì, invece. Me devo assolutamente andare da qui. E di corsa pure. Aiuto, aiuto, aiuto. Pistola, pistola, pistola. Vabbè, c'ho il mattone. Dai, sali, pezzo di merda. No, non sale più. Vabbè, ehi, ti sparo. Così. Eccolo, eccolo che arriva. Bam. No, ma non sono il coltello. Vabbè, niente, ho fatto un epic fail clamoroso. Niente, dobbiamo rifare tutto. Quindi cerchiamo di fare nella maniera più veloce possibile. Allora. Questi io da qui. Andiamo in una bella frecciata. Va giù. Il clicker. Il clicker no, aspettate. Oddio cosa ho fatto. Cazzo, mi ha visto? Oddio. Oddio, me la sto aggiustando veramente male stavolta. Calma. Ho le pistole, ho le frecce. Usiamole. Cazzo, è quello chi è? Ah, ce n'è un altro di loro. Perfetto. Ok. Muori? Olè. Dovrebbe essere finito adesso. Ci sono altri bastardi? No? Perfetto. Allora, guardate quanta roba droppano i nemici e questa difficoltà è tantissima. Ok. Pure il kit medico, no, sai, sì, buono. E siamo fuori, allora. Buono, buono. Tutti i materiali ottimi. C'era quasi. Ecco, ce ne sono... No. Sì, non aspettate, va. Devo prendere sta roba qui. Oh, ed ecco qui un'altra di quelle situazioni in cui bisogna usare i nostri amici clicker. No. Io però non vedo. Eccoli. Eccoli qua che scendono i cacciatori, eccoli qua. Cazzo di niente. Ma siamo sicuri che siano qui. Abbiamo girato. Quindi è di nuovo il momento di scatenare di clicker. Aspettiamo un attimo che i cacciatori si piazzino per bene. Ma io direi che si può anche già fare. Vediamo se ha funzionato. Sì. Direi di sì. Stavolta mi sa che i clicker hanno la peggio. Vediamo. Beh, una bella lotta, sì. Qualcuno se non altro me l'hanno eliminato, dai. Ce n'è un altro lì giù. Non tira di giù, non tira di giù stavolta. Vaffanculo. Oh, e che cribbio. Muori? Non l'ho preso, mi sa. No. Possibile che ne rimane soltanto uno? Sai, va. Facciamoci un kit medico. No, allora c'è qualcuno lì. Muoviamoci, va.
Se a parte quel tizio lì accovacciato, ci sarà qualcun altro. Ok, sono finiti. Perfetto. Aspettate che faccio un attimo scorta. Ok, fatta la scorta, sto pezzo l'ho tagliato un attimino per non allungare troppo il video inutilmente. Andiamo avanti. Saliamo qui, vediamo se qui c'è qualcosa al volo da prendere che può tornarci utile. No, anzi sì. Sì sì, qualcosa c'è. Ok. E apriamo qua. Qui ci sono dei cacciatori morti intanto, che hanno anche delle munizioni. Ehi, sento il cavallo qui dietro. Datemi una mano da prima. Sì, noi pensiamo alla porta. Voi cercate ancora. Ce ne sono altri. Cioè sono altri lì dentro, lì sotto c'è Joel, quindi stanno cercando di aprire il negozio in cui è rinchiuso Joel. Bisogna fare attenzione qui. Ok, fuori uno. E non se ne è accorto neanche nessuno, quindi ottimo. Vediamo se riusciamo anche a fare fuori l'altro. Forse chiedo un po' troppo. Oh cazzo, c'è uno qua. Cazzo, cazzo, cazzo! Ole. Ole. Una strage. E lì è la nuova Lara Croft. Fermo, 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 fermo. Perfetto. A questo punto rimangono soltanto quei due, no, ce n'è anche un terzo lì dentro. Beh, una freccia soltanto, quindi devo un attimo gestirmela bene. Quei due là sotto, ecco, se ne sono andati, stanno venendo qui. Allora, due continuano lì sotto imperterriti. Ho preso e ho trovato il modo di allontanare quell'altro, però c'è questo qui. È morto. Ok, ne rimane soltanto uno. Ne rimane soltanto uno, andiamo di andarlo a prendere subito. Qui c'è ancora roba, buono, 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 tutto buono. Ma dobbiamo... Oh cazzo, 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 mi sono impanicato, oddio. Oddio, mi sono impanicato. Oddio il panico, oddio il panico. Vaffanculo. Ti è? Piede sta zaccagnata, va. Ok. Andiamo di corsa giù da Joel. Mamma mia, quanta roba si trova in giro per la mappa. Aia. Non può scappare, fatela fuori! Cazzo, questi non me li ricordavo. Ah, sì, adesso mi ricordo. Bene, molto bene. E allora giochiamo. Qui la questione si fa un pelino più tosta. Ole, questo l'abbiamo fatto fuori con la bomba di iodi. Ma non credo neanche che fosse solo, vediamo un po'. Vabbè. Noi saliamo qua. Non ho più neanche tantissimi colpi di pistola. Ho 6 colpi, non ho frecce. Quindi... Oh! Porca troia. Porca troia. Ma me lo gestita malissimo. Ok. Buono, 4 colpi. Occhio che arrivano qua.
Aio. No, devo andarmene, così mi uccidono. No. Devo assolutamente andarmene. Cazzo. Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio. Ok, mi sono curato, mamma mia, me la sono vista veramente brutta. Dai, col fatto che sto giocando a difficoltà normale, a volte sottovaluto un pochino i nemici. Che, per carità, è vero che non è una cosa difficilissima, però se continuo a giocare così... tra l'altro mi è rimasto un colpo. Un colpo che ho... Ok. Più o meno un po' me la sono cavata. Cazzo, 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 cazzo. Cazzo, 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 cazzo. La Molotov, la Molotov. Così, tiè, via. Bruciato? Perfetto. Oh, adesso devo assolutamente inventarmi qualcosa. Devo assolutamente inventarmi qualcosa. Fino anche... No, 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 stavolta muoio, ragazzi. Stavolta non ce la faccio. Stavolta non ce la faccio. Beh, era inevitabile. Oh, ho scatenato un casino pazzesco invece di giocare stealth come avrei dovuto. Guardate lì, non si è accorto che mi sto curando dietro di lui. E allora, colpo secco in testa. Però devo sbrigarmi e andarmene da qui. C'è veramente troppa gente. Adesso scendono anche gli altri lì. Proviamola. Deve essere vicino. Tiè. Merda! Infetti! Ma come infetti, oh? Ma infetti chi? Ma chi stai lì? Dove stanno gli infetti? Oh, cazzo. Porca puttana, ho finito i colpi. Coltello, coltello, coltello. Bam. Buono. Buono, anche se... fucile ho preso, vabbè. Creiamo un kit medico? No, cazzo, non ho neanche i materiali per creare un kit medico. E ci sono i clicker? Cazzo. Ecco, vai su, va. Che brutta situazione. Allora. Facciamo un attimo mente locale. Questo lo prendo io. Poi qui c'è un clicker. C'è solo lui, sì. Sì. Possiamo farlo fuori così e così. Ok, perfetto. E ci dà pure 4 frecce, minchia. Addirittura al massimo. Addirittura. Non so se siete tutti morti, ma non vi conviene fare scherzi! Finireste come i vostri amici, mi avete sentito? Sì? Ok, dovrebbero essere veramente finiti stavolta. Vediamo. Siamo tornati con Riley. E se vi ricordate, erano stati attaccati dagli infetti dopo che avevano acceso la musica lì nel centro commerciale. E stanno fuggendo appunto dagli infetti. Trova qualcosa per tenerla, io la reggo. Dobbiamo trovare qualcosa per tenere su la sala cinesca. Eccolo qua. Arrivo, arrivo, arrivo. Vai. Perfetto. Corri. Apri sta cazzo di porta, dai. Sono ovunque.
ci sei? Sì, sono dietro di te. Continua a correre. Oddio. No. Levati. Perché? Ho premuto quadrato, ma vaffanculo, va. Ma neanche qui te mi mente riesco più a fare. Basta, levati. Va bene così, non so sentire il quadrato, ok. Perfetto. Levati, va. Quanta cattiveria. Su per le scale, l'impalcatura è la nostra via d'uscita. Infatti! Qua dentro. Ce li abbiamo anche dietro! Si stanno avvicinando! Sosseguimi! Giù di qua. Come ha fatto a stare già di là? Forza. La mano, ti aiuto. Dammi la mano. Nemico! Lasciami! Non so se avete colto esattamente il momento in cui l'infetto l'ammorza. Ellie, il tuo braccio. No. Tranquillo. L'ho fatto altre volte. Sono espertissima. Quasi. Non ti agitare. Cazzo! Se vuoi, là c'è altra roba da spaccare. Che facciamo adesso? Io dico che abbiamo due opzioni. Opzione 1. Prendiamo la via più facile. È rapida e indolore. Ma a me non piace granché. 2. Lottiamo. Lottare per cosa? Ci trasformeremo comunque in due mostri. Avremmo dovuto morire in 1000 modi prima d'ora. E potremmo farlo in 1000 altri prima di domani. Ma combattiamo. Per ogni secondo che ci resta da passare insieme. Che siano 2 minuti o 2 giorni. Non ci arrendiamo. Io non voglio arrendermi. Che facciamo? Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. No,
non c'è l'opzione 3. Mi dispiace. Forza. Andiamocene da qui. E quindi, signori, questo era Left Behind, è finito il DLC, questo era il finale. Sì, ora lascio a voi nei commenti la discussione sul finale, se vi piace o meno. Io vi dirò la mia in un video che arriverà ora a breve, appena il tempo di registrare, in cui vi dirò appunto cosa ne penso di questo DLC. Quindi la serie finisce qui, ringrazio tutti quelli che l'hanno seguita, lasciate un like ovviamente se il video e se la serie vi sono piaciuti. Io vi ringrazio appunto per aver seguito questo video e questa serie. Ci vediamo appunto nel prossimo video, che non so adesso quale sarà, comunque arriverà anche un video, diciamo un mio giudizio su Left Behind. Grazie a tutti e alla prossima, ciao ciao.